Buonasera e bentrovati a questo nuovo appuntamento con ETG Marche. Dunque, in primo piano parliamo delle Olimpiadi, qualificazione sofferta per il campione anconetano di salto in alto Gianmarco Tamberi, sabato la finale. Vediamo. L'ultima grande sfida che ho in testa, poi quello che avevo detto anche a Tokyo in realtà, era l'ultima grande sfida che avevo in testa, quella di vincere Tokyo, poi l'ho detto l'anno scorso per i mondiali. Penso che sia difficile poi dire basta, però in questo momento quello che sto rincorrendo è un qualcosa di veramente unico, che sarà difficilissimo da raggiungere perché non c'è mai nessuno, non c'è mai riuscito nessuno nella storia, è l'unica disciplina dell'atletica leggera in ambito maschile che non ha un vincitore per due volte, quindi nessuno ci è mai riuscito prima e se dovessi essere il primo penso che poi sarà difficile trovare un altro obiettivo anche più stimolante. Quell'appuntamento con la storia di cui meno di un mese fa Tamberi parlava ad Ancona ci sarà, nonostante il risentimento muscolare di alcune settimane fa e poi la febbre dovuta pare ad un calcolo renale che ha costretto a letto il campione prima di volare a Parigi per le Olimpiadi. Il portabandiera italiano, testimonial delle Marche, sabato alle 19 salterà e promette sarà un'altra gara, lo giuro. Rispetto alla prova di qualificazione, superata ma con il fiato in gola e qualche smorfia di insoddisfazione. Soddisfazione da parte di Gianmarco Tamberi, che tornerà in pedana dunque per difendere il titolo olimpico conquistato a Tokyo, impresa che nessuno mai nel salto in alto ha concretizzato. Il campione anconetano supera senza errori la misura di 2,24 a 2,27, compie qualche errore, ma questo non pregiudica il lasciapassare per la finale. Dice a caldo, sapevo che sarebbe stata la gara più dura della mia vita perché 3 giorni fa ero in ospedale. Per assurdo sarà più facile la finale. Oggi non è andato niente, ha aggiunto. Penso di non aver mai staccato. Sapevo di dover sprecare poche energie perché ne avevo poche. Adesso è giunto il momento di fare magie con le spalle al muro. Sabato è l'occasione della vita. Continuerò a crederci e tutta Italia è con lui. Niente da fare invece per l'altro anconetano Simone Barontini che non riesce invece a superare il primo turno degli 800 metri, dunque alle Olimpiadi di Parigi. Nulla è perso però perché il nuovo meccanismo introdotto proprio in queste Olimpiadi, l'anconetano potrà giocarsi l'accesso alle semifinali attraverso una gara di ripescaggio che ci sarà proprio domani alle ore 12. Ancora Olimpiadi è tornato a casa con una medaglia d'argento. Il campione di fioretto Tommaso Marini ieri l'abbraccio con il club Scherma Jesi. Vediamo il servizio di Giacomo Giampieri. Davvero un momento magico, pieno di affetto e penso che ci siamo riusciti a dare tanto dal punto di vista emotivo e personale. Poi ovviamente c'è anche la medaglia, quindi è meglio così. Brilla il sorriso di Tommaso Marini, brilla l'argento che porta con orgoglio al collo. Eccolo, il vice campione olimpico di fioretto a squadre. È tornato martedì sera nella sua casa sportiva, Jesi, festeggiato dal club Scherma. Molto deluso e non è stato facile il dimenticarmi dell'individuale così velocemente, ma dovevo farlo perché poco dopo ci sarebbe stata la gara a squadre e quindi non potevo portare gli strascichi dell'individuale. In questo anche i miei compagni sono stati molto utili, mi sono stati vicino e così sono riuscito a voltare pagina e a esprimere sicuramente una scherma migliore nella gara a squadre. Un comitato d'accoglienza speciale per l'atleta 24enne delle Fiamme Oro. Autorità, certo, ma anche la mamma Anna che a Parigi lo aveva solo intravisto, al contrario di papà Stefano che dopo la medaglia era riuscito a raggiungerlo nel retro palazzetto. I ragazzi hanno dato tanto, tanto, tanto e soprattutto un bell'insegnamento a quello che è lo sport. E soprattutto hanno insegnato che non è importante sempre avere la medaglia, l'importante è partecipare, godersi quello che stanno facendo, divertendosi. Con l'anconetano Marini celebrati anche gli Jesini, Stefano Cerioni, il CT della Nazionale, la maestra Giovanna Trillini e la preparatrice
vice atletica Annalisa Coltorti. Il palazzetto dove abbiamo fatto la gara era grandissimo, ne ho fatte diverse, ma anche per me è stato emozionante e particolare entrare col tifo contro naturalmente dei francesi. Noi dagli spalti sentivamo proprio questa tensione che io non avevo mai provato in altre edizioni, non lo so perché molto probabilmente le aspettative erano talmente elevate, forse troppo elevate, perché non sempre si può vincere. E siamo stati bravi e abbiamo portato anche stavolta qualche medaglia e quindi continuiamo la nostra serie di medaglie qui a Jesi e questo è positivo. Ed ora la cronaca, perché a Pesaro sono in corso verifiche statiche su una palazzina, sono state evacuate per precauzione 7 famiglie a Borgo Santa Maria a seguito di una richiesta di controllo per dei lavori strutturali al complesso che si trova in via Amiata. Quindi 23 persone sono state fatte uscire dalle proprie abitazioni, si è reso necessario anche dunque il controllo dei vigili del fuoco e quindi ieri pomeriggio 7 nuclei sono stati allontanati, quindi c'è stata un'ordinanza di sgombero temporaneo emanata dal comune di Pesaro, si tratta di abitazioni private e le famiglie, la prima rotta, hanno trovato riparo da amici e parenti. E sono ore di grande lavoro queste per i vigili del fuoco, in particolare ad Ascoli Piceno è scattato l'allarme incendi, c'è un grosso rogo che tiene impegnati appunto i vigili del fuoco da questa mattina, in particolare per tutelare le abitazioni e le aziende agricole della zona. Vediamo. Più di 40 ettari di vegetazione in fumo con le lingue di fuoco sui calanchi, impossibili da raggiungere in una giornata di caldo torrido ad Ascoli Piceno. Allarme nella frazione Colonnata, dove dal mattino un grande incendio minaccia anche le abitazioni nelle vicinanze, dove tra l'altro si trova anche un impianto fotovoltaico. Oltre 20 vigili del fuoco sul posto, dislocati soprattutto nelle aree dove ci sono case e aziende agricole. 4 i velivoli in azione contemporaneamente, 3 dei vigili del fuoco e 1 della regione Marche. Il vento e le alte temperature stanno rendendo complicata l'operazione. Il fronte del rogo si muove in direzione nord, verso la frazione di Polesio sul monte Ascensione. Ancora per quanto riguarda la cronaca, vediamo questa immagine in particolare di questo cane, era pelle e ossa con ferite sul muso, problemi agli occhi non curati, così è stato trovato un cane di razza bulldog francese sequestrato dai carabinieri forestali del nucleo di Senigallia intervenuti a Trecastelli in un appartamento. Il povero cane era chiuso in una stanza tra la sporcizia e i propri escrementi. L'animale è stato dunque portato via, trasferito presso la clinica veterinaria di Matelica dell'Università di Camerino, poi affidato in custodia giudiziale al canile Anita di Falconara. Denunciato per reato di maltrattamenti di animali un cittadino moldavo che risultava aver custodito l'animale fino al mese scorso, poi aveva lasciato quell'abitazione abbandonando di fatto il cane all'interno, tornando saltuariamente per dargli il cibo. L'uomo è stato denunciato, ora rischia la pena della reclusione fino a 18 mesi prevista dal codice penale per chi commette il delitto appunto di maltrattamento di animali. Ed ora il lavoro e quindi la cronaca sindacale, mettiamo il turismo sotto sopra, la Filcamps CGL sensibilizza in spiaggia a Civitanova Marche, il servizio di Roberto Properzi, vediamo. Civitanova Marche perché a livello provinciale è un po' il simbolo del turismo balneare, i diritti sottosopra, il turismo sottosopra, abbiamo questo slogan proprio perché crediamo che questo settore vada rinnovato totalmente, partendo soprattutto dalla qualità del lavoro, perché è un turismo dove le risorse umane in termini di servizi, professionalità fanno la differenza. Anche quest'anno si rinnova la campagna della Filcamps CGL nazionale a tutela dei lavoratori del turismo. Un turismo in continua crescita, quello che però non cresce è il rispetto dei diritti dei lavoratori che operano in questo comparto. Lavoro nero, lavoro grigio, lavoro sottopagato e non solo.
gente che arriva da noi dicendo faccio le dimissioni perché non ne posso più, perché le condizioni di vita effettivamente sono pesanti, se perché spesso non c'è il turno, il giorno di riposo, lavori solo 3 mesi all'anno, non vorrai anche il riposo settimanale. Le propagande delle non troviamo lavoratori perché questo comparto è particolare, perché i lavoratori non vedono riconosciuto il proprio lavoro. Stesso discorso per i tanti lavoratori e lavoratrici somministrati, cioè quelli che lavorano per le agenzie interinali. Molte catene alberghiere utilizzano somministrazione, in tante zone d'Italia anche molti lavoratori che lavorano nei pubblici esercizi, pizzerie, ristoranti eccetera, lavorano come lavoratori somministrati. Oggi il mondo della somministrazione vive anche un momento molto importante in questo periodo, perché stiamo rinnovando il contratto nazionale che introdurrà delle importanti novità di tutela per i lavoratori, veramente importanti in un settore che ormai è diventato un settore maturo. La CGIL Macerata per questo ha presidiato il lungomare nord di Civitanova Marche, sensibilizzando cittadini, turisti e lavoratori, e con l'occasione continuando la raccolta firme sull'autonomia differenziata. Abbiamo già superato le 500.000 firme, continueremo fino a fine settembre in tutto il territorio per parlare con le persone, perché è un momento importantissimo di democrazia che va insieme ai 4 referendum sul lavoro che abbiamo portato già in Cassazione nelle settimane scorse. È un momento importante per la tenuta democratica del Paese, perché un Paese diviso, un Paese spaccato è un Paese che non ci piace. Dunque, ora parliamo dell'alluvione di Senigallia. Lo ricorderete, nel settembre del 2022 il ponte del Vallone a Senigallia è sicuro, può essere riconsegnato alla cittadinanza e al territorio, fa sapere la Regione Marche in un comunicato di aggiornamento sull'infrastruttura che era stata, lo ricordiamo, lesionata appunto dalla piena del Misa durante la tragica alluvione del 15 settembre del 2022. L'intervento è stato realizzato dal Consorzio di Bonifica delle Marche, nominato soggetto attuatore della struttura commissariale che appunto finanzia l'opera. Oggi c'è stata la prova di collaudo. Lo leggiamo anche dal sito www.tvmarche.it. È stata fatta caricando le 3 campate del ponte, rispettivamente di 33, 40 e 33 metri, con 4 autocarri, ciascuno con un peso complessivo di 4,8 tonnellate. Il ponte è in sicurezza nel rispetto dell'indicazione del progetto dell'epoca, quindi è di nuovo percorribile. A Loreto invece ieri grande successo per la Notte Celeste, vediamo. Della Madonna i Nomadi, storica band le cui canzoni sono diventate inno per diverse generazioni. Musica che unisce, musica che aggrega la Notte Celeste di Loreto, l'unica di questo colore in Italia proprio perché dedicata alla Madonna e al santuario più importante. Una notte di musica in tante piazze dedicate ai giovani ma anche alle famiglie, dal DJ set allo straordinario tributo a Lucio Dalla. Dice che era un bell'uomo e veniva. Un cielo senza limiti, il claim della manifestazione è giunta dunque alla 3ª edizione, una sorta di regalo per cittadini e turisti. Per me sindaco, ma per tutta l'amministrazione, aver creato questo appuntamento è motivo di grande soddisfazione e di orgoglio. La Notte Celeste è il clou della stagione estiva, abbiamo creato tutta un'altra serie di appuntamenti proprio perché riteniamo che Loreto
come giusto che sia, è il santuario mariano più importante al mondo, riconosciuto al mondo, ma è anche un momento di arte, cultura e musica. Loreto è la culla di un patrimonio storico, architettonico, religioso, di straordinaria bellezza, e questa sera diventa proprio uno scrigno preziosissimo di arte, di cultura, nel nome della musica, all'insegna della musica, che è un linguaggio universale, il linguaggio che unisce i popoli di tutte le razze, di tutte le culture, di tutto il mondo. Loreto è una cittadina un po' particolare, no? Non è che si può puntare solo sui giovanissimi, quindi miriamo a un pubblico misto, dai giovani ai non giovani. Oltre al concerto dei Nomadi ci sono tante piazze, c'è l'omaggio, grande omaggio a Lucio Dalla, straordinario, uno che secondo me è un clone di Lucio Dalla, perché la voce è straordinaria, uguale, senza imitazioni, è proprio così lui. Il primo anno è stata una scommessa, il secondo anno abbiamo avuto una conferma, il terzo anno secondo me abbiamo una certezza, perché cioè basta guardare le persone che ci sono questa sera, soprattutto i giovani. D'ora una notizia che riguarda il post-sisma 2016. Di fronte ad una ricostruzione post-sisma che finalmente procede con la giusta rapidità, Carancini rosica e strumentalizza il terremoto. Così il capogruppo di Fratelli d'Italia in Consiglio regionale, Simone Livi, che replica il gruppo PD con in testa dunque l'ex sindaco di Macerata Carancini, che aveva criticato la gestione del commissario per la ricostruzione post-sisma. Il senatore Guido Castelli di Fratelli d'Italia, sempre sostenendo che non avrebbe accelerato ma rallentato la ricostruzione. Con Legnini si presentavano più pratiche, dice lo statistico Carancini, che però usa per giustificare i suoi calcoli le cosiddette pratiche semplificate, dice ancora Livi. Erano sostanzialmente cartelle vuote che servivano solo per dire che le pratiche erano presenti. Ed ora siamo al calcio, parliamo dell'Ancona, siamo partiti nonostante tutto e questo già è un primo obiettivo raggiunto. Le parole del direttore generale della nuova Ancona, Francesco Ancarani, vediamo. Siamo riusciti a costruire una squadra che sia pronta per poter affrontare il ritiro, non era scontato, perché diciamo che partire con il ritardo del ritardo era una situazione molto complicata, e allo stesso tempo è stata anche avvincente, perché comunque ci siamo messi tutti alla prova, a partire dalla proprietà, cioè Marconi e Polci, che ci hanno messo nelle condizioni di poter essere qui oggi. La squadra la vedrete, è stata costruita, è quasi finita, chiaramente ancora qualcosa c'è da fare, ma come è giusto che sia, nel senso che comunque siamo ad agosto e la prima ufficiale sarà il 25, e quindi ancora c'è tempo per sistemare qualcosa. Gli obiettivi, come mi hai chiesto tu, io credo che un obiettivo dell'Ancona sia già stato raggiunto oggi, che è quello di essere qua. L'altro obiettivo sarà raggiunto il 9 di settembre, che sarà la prima di campionato, e quello sarà secondo me un obiettivo importante che l'Ancona ha già raggiunto, cioè quello di essere in campo e di poter giocare una gara ufficiale con i colori biancorossi. Quindi mi sento di dire che ad oggi partiamo, abbiamo entusiasmo, abbiamo voglia di farci conoscere, e soprattutto abbiamo voglia di essere credibili. Questa è una cosa importante, la credibilità. La squadra è una squadra che deve divertire la città di Ancona. Deve divertire, deve far divertire, deve essere una squadra che suda la maglia, che lotta e che cerca di portare a casa il risultato. Cioè queste sono le prerogative, tenendo presente che oggi ci tengo a sottolineare che un obiettivo dell'Ancona è già stato raggiunto, cioè essere qui oggi non era una cosa scontata e non è una frase fatta, ecco, è una cosa che era tutt'altro che scontata, e noi oggi ci siamo. Quindi cioè, mi sento di ribadire che un obiettivo è questo, è stato raggiunto. Gli altri sono quelli che si creeranno nel corso della stagione, con una squadra che lotta la maglia e che suda la maglia, qualcosa di divertente verrà sicuramente fuori. Partiamo, poi vediamo nel corso di queste settimane cosa c'è da sistemare, qualcosina ci sarà come ho detto, però ad oggi la squadra, il grosso è stato fatto. Chiaramente
oggi non sono in grado di dire cosa c'è da limare o cosa c'è da sistemare o dove c'è da intervenire in qualcosa. Una volta che andremo in campo, che inizieranno gli allenamenti e si smetterà di parlare, si diventerà anche più concreti. E questo era il nostro ultimo servizio, io per il momento mi fermo qui, vi ricordo che trovate le nostre news sempre aggiornate anche sul nostro sito internet www.tvmarche.it. Grazie ancora per essere stati con noi e buon proseguimento con i nostri programmi.